Prima di dare la parola al professor Franco, vorrei salutare ancora il presidente della Commissione Ambiente del 10° Municipio, Vitolo. Grazie ancora per essere intervenuto. La dottoressa Venali nel frattempo ci ha raggiunto, ringraziamo anche lei. E lasciamo il tempo al professor Franco di prendere possesso del computer. Abbiamo ascoltato con molta attenzione cosa è accaduto, come si è formato il nostro litorale, cosa è accaduto, qual è stato l'intervento dell'uomo. Abbiamo visto anche qualcosa che riguarda i primi tentativi di controbilanciare questi effetti negativi delle opere dell'uomo. Adesso il professor Franco ci illustrerà un pochino più nel dettaglio queste tecniche contrasto all'erosione e in particolare credo un progetto proprio che sta mettendo in atto per Ostia. Io volevo solo aggiungere brevissimamente che Ostia è stato un po' un laboratorio per tutte queste cose, in quanto da dei decenni, come ci ha detto il professor Bellotti, praticamente abbiamo visto un po' dispiegarsi sulle nostre spiagge un po' tutte le tecniche di contrasto all'erosione, però con i risultati che vediamo. Grazie ancora e lascio la parola al professor Franco. Buongiorno a tutti e ringrazio subito il senatore De Luca che mi ha offerto questa opportunità di divulgazione pubblica, che sono sempre, penso, utili. Io colgo anzitutto l'occasione per ricordarvi che proprio pochi giorni fa abbiamo inaugurato qui alla sede ex Enalc addirittura un corso di laurea nuovo, unico in Italia, che si chiama Ingegneria del Mare. Quindi io sono molto orgoglioso perché ci ho lavorato in tutti questi mesi, è stata una bellissima idea del governatore Zingaretti che è venuto appunto alla presentazione, anch'io ho fatto un seminario illustrativo, l'ho anche accennato ai nuovi studenti che sono accorsi, devo dire, numerosi perché abbiamo più di 130 iscritti e quindi io sono molto, molto fiero e mi auguro che oltre al rinnovamento sociale di questa comunità anche proprio avremo, spero, tra qualche anno un po' più di esperti in queste materie che sono molto delicate. Io ho portato anche qualche dépliant che ho lasciato lì in vista, l'ho accennato ai nostri studenti, non mi pare che ce ne sia nessuno, se ce n'è qualcuno un po' nascosto alzi la mano, ma presumo che, visto che hanno iniziato questa settimana, stanno già sui libri, proprio analisi chimica e fisica, sono poverini sotto torchio, penso che il sabato con la pioggia hanno preferito fare altro. Vedo molte persone in piedi, credo che ci siano anche delle sedie lì dietro in fondo se qualcuno vuole stare più comodo. Quindi se volete ci sono alcuni dépliant, comunque sono a disposizione per qualsiasi informazione, se qualcuno ha dei figli interessati a questa bellissima materia. Io farò una presentazione che si lega molto con quella del professor Bellotti, con quale non ci siamo coordinati, per cui troverete alcune ripetizioni, però magari viste con un taglio un pochino diverso, secondo me è sicuramente utile rivederle. Io ho cercato di raccogliere dalle mie slide che faccio a lezione al corso di ingegneria costiera a Roma 3 alcuni concetti più importanti, alcune immagini per appunto raccontarvi come si erodono le spiagge e come le possiamo difendere. Quindi è chiaro che il tempo a disposizione, noi abbiamo un intero corso dell'ultimo anno di ingegneria su questo, dove entriamo molto più in dettaglio, soprattutto con le equazioni del moto, dei modelli, quindi cercherò di fare invece una presentazione più semplice. Volevo anche in omaggio al professor Bellotti, anch'io esordire con il luogo dove ci troviamo, che appunto non molto tempo fa era in mezzo al mare e che è alla foce del Tevere. Qui avevamo una stecca. Sì. Però
qui vedete c'è il porto antico di Traiano e di Claudio e Traiano. Come ha detto Bellotti, qui diciamo, la linea di costa è avanzata di quasi 4 km rispetto a 20 secoli fa. E quindi inevitabilmente diciamo, l'uomo ha colonizzato, abbiamo addirittura costruito un aeroporto, è abbastanza impensabile poter adottare quell'ultima strategia che invece adottano per esempio gli americani che hanno infiniti spazi territoriali costieri, che è quella di arretrare, cioè di lasciare al mare la sua giusta diciamo, possibilità di avanzare e arretrare con anche i cicli climatici. Quindi come avete visto qui abbiamo una cuspide convessa, se non proteggessimo questo litorale da Anzio a Capo Linaro diciamo, la linea di costa di equilibrio sarebbe una curva di ipocicloide che ci porterebbe la linea di costa molto all'interno, assumendo che il Tevere appunto non porti più materiale, insomma ne porta ma poco. Quindi è purtroppo inevitabile il ricorso alla protezione. Ora, brevemente, come ha detto Bellotti, noi abbiamo una spiaggia che è in gran parte sommersa, il trasporto avviene essenzialmente nella zona attiva, quindi tra diciamo, la barra poco oltre, diciamo, fino alla cosiddetta profondità di chiusura che è circa il doppio dell'altezza d'onda significativa superata 12 ore l'anno, quindi diciamo, la mareggiata dell'anno, ma insomma, stiamo parlando appunto di 7-8 metri fino alla berma. Che succede? Che le onde sono le uniche principali responsabili del trasporto solido costiero. Qui mi preme sottolineare questo fatto perché purtroppo quando vado in giro per le spiagge sento sempre parlare di correnti, correnti, correnti. In Italia, ovviamente, vista le piccole escursioni di marea, il ruolo delle correnti generate dalle maree e dal vento è trascurabile. Quindi sono effettivamente correnti perché è la corrente che porta il materiale, ma è una corrente diciamo, generata dal moto ondoso frangente. È localizzata soprattutto nella zona di surf, cioè tra la linea dei frangenti, che è questa, e la linea di riva. Quindi, quando l'onda incide obliquamente, al frangimento, la turbolenza del frangente scalza la sabbia dal fondo, la mette in sospensione e siccome la quantità di moto che viene immessa in questa zona ha una componente parallela a riva, perché l'onda è obliqua, si crea come un fiume. È un fiume che trasporta questo materiale in sospensione lungo la riva. Nella sezione trasversale, quindi ortogonale a questa, abbiamo poi tutto un altro diciamo, campo di circolazione adesso associato. E questi diciamo, due meccanismi sono appunto i meccanismi principali. Quindi uno parallelo alla riva dovuto all'azione obliqua delle onde e uno trasversale che modella il profilo come vi ha fatto vedere il professor Bellotti. Ecco, l'erosione in maniera schematica semplificata si può distinguere in due grandi appunto categorie. Una che è l'erosione strutturale a lungo termine dovuta appunto al gradiente del trasporto solido longitudinale. Cioè al fatto che questo materiale che corre lungo riva non è costante, quindi evidentemente nelle zone, diciamo, se noi isoliamo una sezione di controllo, se quello che entra da una parte diciamo, è maggiore di quello che esce dall'altra, evidentemente avrò un deposito, quindi un avanzamento della spiaggia, se è minore ho un'erosione. E il caso classico è quello del porto, che di fatto quasi azzera il trasporto, quindi tutto il materiale viene intercettato e si ferma qui e dall'altra parte abbiamo necessariamente l'erosione. E questo diciamo è il meccanismo più pericoloso perché è a lungo termine, progressivo e diciamo tendenzialmente irreversibile. Questo secondo meccanismo è invece quello che abbiamo tipicamente durante le mareggiate. Anzitutto durante le mareggiate, per una serie di meccanismi dovuti al vento, alla pressione e soprattutto al sovralzo indotto dal moto ondoso che deve consentire il ritorno dell'acqua immessa dai frangenti attraverso appunto, le correnti di ritorno e di undertow, abbiamo un innalzamento del livello del mare.
l'onda attacca, diciamo, la parte emersa della spiaggia, porta via il materiale e lo deposita sott'acqua. Finita la mareggiata arrivano le onde più lunghe, più piccole, e riportano questo materiale di nuovo sulla parte emersa. Quindi questo è un meccanismo, diciamo, reversibile, perché questo ciclo che avviene ogni mareggiata e sostanzialmente ogni stagione, quindi inverno estate, diciamo, non produce un'erosione definitiva. Ovviamente il problema però qual è? Che se io ho un albergo, una casa, una ferrovia, una strada in questa zona e durante la tempesta il materiale se ne va, quindi l'erosione, comunque il danno lo fa e io devo in qualche modo prevenirlo. Quindi, riassumendo, il trasporto solido, che viene spesso chiamato cuna portata, sarebbe di fatto il prodotto di una concentrazione del sedimento in sospensione per la sua velocità. Però è complicato, adesso noi lo calcoliamo, però non è così semplice, diciamo, calcolare la concentrazione e il campo di velocità, che è più o meno questo, quindi con un massimo vicino alla linea dei frangenti, poi si azzera andando verso il largo, questa è la linea di riva. Di fatto usiamo delle formule empiriche dove questo trasporto è proporzionale a una potenza, che è 5 mezzi dell'altezza d'onda al frangimento, e all'angolo alfa B, meglio al seno di 2 alfa B, quindi il massimo di fatto è a 45 gradi, con un attacco a 45 gradi. Comunque qui vedete che succede, che questo trasporto si azzera per esempio al molo del porto e poi risale. Quindi, diciamo, è un meccanismo critico, mentre questo che vi dicevo prima, in scala distorta, è il meccanismo della dune erosion, dell'erosione temporanea. Quindi ogni mareggiata la linea di riva, se questa linea di riva, arretra e dopo gradualmente, un po' più lentamente, ritorna. Quindi il problema si ha quando questa, diciamo, tendenza è un po' inclinata, cioè la linea di riva non ritorna alla posizione iniziale. Mentre, ripeto, il problema del gradiente positivo del trasporto longitudinale è un problema molto più grave, perché è più difficile da contrastare. Come si contrastano? Questo, diciamo, è molto schematicamente il pacchetto di soluzioni che vengono utilizzate, spesso divise in questo modo, rigide e morbide, che però sono delle qualificazioni un pochino pesanti, se vogliamo, o meglio sarebbe dire passive e attive, quindi dove per attive intendo una soluzione che comunque fa avanzare, fa depositare della spiaggia agendo in vari modi. Quindi queste sono le opere aderenti, che sono esattamente aderenti o radenti alla linea di riva, i pennelli, che sono ortogonali, le barriere distaccate, i ripascimenti, che possono essere liberi o combinati. Allora, è chiaro che una volta noto il... perché vi ho fatto questo cappello? Perché prima di scegliere la medicina, noi da bravi dottori, diciamo, del territorio, dobbiamo fare la diagnosi. Quindi bisogna prima capire quale dei due meccanismi di erosione è quello prevalente e quindi adottare la medicina, insomma la soluzione, la terapia in relazione appunto a una diagnosi corretta. Ecco perché gli ingegneri chiediamo sempre di fare tutti gli studi, i rilievi, i modelli, l'analisi, che poi parte dal moto ondoso essenzialmente e dal calcolo del trasporto solido. Quindi, siccome chi erode la spiaggia è l'innalzamento del livello del mare e l'altezza dell'onda, essenzialmente, dobbiamo cercare di modificare una di queste condizioni. Possiamo modificare l'innalzamento del livello dei mari, poi, come ha detto Bellotti, c'è anche un problema a lungo termine, che forse sarà pure più di qualche millimetro all'anno, se le emissioni dei gas serra continuano con questi ritmi. Si prevede addirittura mezzo metro nel 2100. Ora, è chiaro che noi non possiamo contrastare l'innalzamento del livello del mare, lo possiamo forse fare solo in casi veramente eccezionali, molto di valore, come Venezia, dove abbiamo progettato un sistema di barriere mobili che appunto si sollevano quando c'è l'acqua alta. Certo, se noi potessimo mettere, è chiaramente impensabile, no? Avere una serie di paratoie sul fondo del mare, quando si alza, arriva la tempesta, la mareggiata,
tiriamo tutto su, facciamo una barriera provvisoria. A quel punto certamente avremmo vinto, ma è chiaramente un costo, a parte la difficoltà di funzionamento. A Venezia si può fare perché è solo sulle bocche, che hanno una lunghezza limitata, e il bene da proteggere è molto importante. Quindi possiamo agire sull'altezza d'onda. Se noi riusciamo, diciamo, in maniera selettiva a modificare l'altezza d'onda, e questo lo possiamo fare soprattutto con i pennelli e le barriere distaccate, in qualche modo possiamo agire su quel trasporto solido e quindi ridurre l'erosione. Ecco, qui sostanzialmente ho diviso in queste due categorie, cioè, sempre con il parallelo del dottore, il ripascimento, che oggi, diciamo, è molto diffuso ed è chiaramente una tecnica appunto morbida, ambientalmente più compatibile, però è una medicina, come dire, a breve termine, nel senso che non rimuove la causa dell'erosione, perché non agisce sull'altezza dell'onda, e quindi sostanzialmente, anzi avanzando la linea di spiaggia, favorisce una rapida erosione e smantellamento, e quindi è come l'aspirina, insomma non è che ci toglie il raffreddore, ci fa stare un po' meglio per un po', però diciamo non uccide il virus. E quindi diciamo che cura i sintomi, mentre invece la causa del trasporto possiamo appunto eliminarla agendo appunto sul gradiente del trasporto, cioè nella zona che ci interessa dobbiamo, se abbiamo un gradiente positivo che cresce lungo la riva, trovare un modo per azzerare questo gradiente, per esempio mettendo qui appunto una barriera, un pennello. Quindi se la nostra, diciamo, malattia è l'erosione strutturale, quella a lungo termine dovuta al trasporto longitudinale, sicuramente le opere aderenti non sono raccomandate, mentre lo sono i pennelli e in parte anche le barriere distaccate e le opere di ripascimento, spesso combinate appunto con opere o longitudinali o trasversali. Adesso ve le mostro rapidamente. È chiaro che se io ho un problema di trasporto in questa direzione ortogonale al pennello, mettendo una barriera radente sulla duna non faccio un granché, perché la corrente associata alle onde tenderebbe a prendersi la sabbia, che non si può prendere qui, se la prende ancora più sotto, e comunque diciamo non risolvo sicuramente il problema. Mentre il pennello, qui vedete l'esempio del cavallino, altri esempi, ha appunto la capacità di interrompere, cioè di chiaramente snatura un pochino, no, l'assetto della spiaggia, però assolve al compito di ridurre questo gradiente e, come dire, di conformare la spiaggia, che tende tendenzialmente a orientarsi secondo la direzione risultante del moto ondoso, e quindi diciamo localmente ricostruiamo una situazione di equilibrio. Queste sono le barriere invece distaccate, che tendono a formare dei tomboli. Adesso, come avete visto in ambedue i casi, il problema ovviamente si ha sottoflutto, cioè alla fine del sistema di pennelli o di barriere, diciamo, il materiale che non viene più eroso a monte non viene ad alimentare più la spiaggia sottoflutto e quindi va in erosione. Questo è uno schema di ripascimento, banalmente un versamento di sabbia che poi si distribuisce naturalmente con il moto ondoso lungo il profilo. E questi sono esempi, anche in Nord Europa, appunto di grandi ripascimenti artificiali. Ecco, se invece la causa è l'erosione temporanea, cioè quella trasversale, allora effettivamente la barriera radente ha un'efficacia, perché è un contenimento, diciamo, della spiaggia emersa e che non viene più erosa. Mentre per esempio una barriera sommersa è abbastanza poco efficace, perché durante la tempesta, abbiamo visto, il livello del mare sale, quindi col sovrazzo la sente molto poco la barriera. Analogamente i pennelli sono certamente poco utili quando c'è il meccanismo trasversale, perché la corrente appunto si porta i sedimenti verso il largo ortogonalmente alla riva, quindi il pennello non ha alcuna efficacia. Ecco, quindi le opere aderenti, oggi sono sempre meno utilizzate, hanno anche il problema della riflessione e dell'erosione al piede. Questa insomma è la ripetizione di quello che vi ho fatto vedere.
Ecco, ci sono delle raccomandazioni del Ministero che danno dei criteri a seconda dell'urgenza dell'intervento, soprattutto della stabilità morfologica, dell'importanza della marea, su quali siano le scelte. Quindi ci sono come dei punteggi, dei voti, che ovviamente sono in genere abbastanza più alti per i ripascimenti, che sono una soluzione che comunque è abbastanza efficace in quasi tutti i casi. Ovviamente ci sono altri parametri, non è che possiamo solo considerare l'aspetto del trasporto solido, ma ci sono aspetti soprattutto ambientali legati all'impatto sulla biofauna, all'ecologia, alle ripercussioni sulle coste adiacenti, aspetti economici, legali, anche sociali, dell'utilizzo della spiaggia. In particolare tra quelli ambientali vi ricordo, tra i vari parametri, per esempio il discorso anche del ricambio dell'acqua. Le barriere distaccate che c'erano qui a Ostia e sono ancora a Fiumicino creano questi tomboli, creano questi alveoli semichiusi. D'estate, che c'è poco vento, poca marea, l'acqua sicuramente perde le sue caratteristiche di qualità, anche la sabbia, diciamo, non è molto gradevole. Qualche immagine, così avete un'idea. Questo è un esempio della ferrovia tirrenica. È chiaro che quando il mare si porta via rilevato e noi blocchiamo il treno che da Roma va in Sicilia, dobbiamo intervenire immediatamente e quindi ci sono in genere opere radenti, cioè alla base del rilevato. Qui vedete i massi, vedete i gabbioni. Poi col tempo è stata fatta una difesa più costosa con le barriere distaccate, col pennello e con il ripascimento. In questo modo, diciamo, si è potuto anche creare una spiaggia, perché la difesa radente protegge quello che c'è dietro, ma sprotegge quello che c'è davanti, cioè la spiaggia. Questo è diciamo, la situazione attuale ancora a Fiumicino. Questo è dove oggi c'è il porto turistico, prima c'erano le stesse barriere, diciamo, che ha fatto vedere anche prima il professor Bellotti. Altri esempi in Adriatico, dove c'è un po' più di marea e dove, ripeto, anche qui la difesa della ferrovia, ecco, comporta con queste barriere un certo deposito di sabbia. E ultimamente, vedete, con le barriere semi affioranti si consente un maggiore ricambio. Qui ci sono, vedete, i varchi per poter passare con i pattini per la sicurezza e per aumentare il ricambio. Hanno fatto anche interventi un po' particolari, come questi pali di cemento, che a me non piacciono, li trovo molto pericolosi. E veniamo ad Ostia. Come ha detto Bellotti, qui è stato fatto nel 90 il primo intervento, quindi pionieristico in Italia, di spiaggia sospesa, che va appunto dal pontile della Vittoria al canale dei pescatori. Sono circa 3 km, una barriera soffolta di scogliera, che qui riuscite a vedere, abbastanza profonda, perché diciamo su un fondale di 4 metri arriva con la cresta a 2 metri sotto il livello del mare, e poi un versamento di materiale a tergo. E diciamo un sistema, diciamo, invece un po' più completo e sofisticato è stato usato con successo a Venezia nell'ambito dei progetti appunto per la protezione di tutta la laguna. Per esempio l'isola di Pellestrina, che era protetta solo da pennelli e dai murazzi, quindi un'opera radente, è stata, diciamo, protetta fino agli anni 90 con pennelli che poi vanno sott'acqua, si collegano a una barriera sommersa, quindi formando delle cosiddette scatole di sabbia, delle celle in cui è stata versata della sabbia. E questo, secondo me, è il sistema, diciamo, più completo e più efficace. In effetti l'intervento è stato un successo, nel senso che si è creata addirittura una spiaggia dove prima non c'era più. Qui vedete anche un po' durante la costruzione, vedete anche il funzionamento, vedete qui l'onda durante la mareggiata frange a largo sulla barriera sommersa, mentre qui, dove ancora non era stata costruita, l'onda frange molto più vicino alla riva e quindi, diciamo, crea i suoi danni. Ripascimento del Poetto, un altro esempio, questo di ripascimento puro a spiaggia di Cagliari, che però ha creato anche questo una serie di problemi, soprattutto per la sensibilità locale verso il colore della sabbia, perché la sabbia può essere presa, ovviamente, nell'intervento di Ostia, non ve l'ho detto, era una sabbia, parte era mista, insomma c'era un po' di ghiaia e un po' di sabbia, ma fu presa qui alla Magliana, sabbia gialla che poi si è mischiata con la sabbia nera locale. Al Poetto la sabbia, come in molti altri ripascimenti anche a Venezia, viene presa in fondo al mare.
qui si utilizzano molto le secche di Tor Paterno. Chiaramente in fondo al mare la sabbia si ossida, diventa grigia, diventa scura e solo dopo tempo, stando al sole e al vento, diciamo, si schiarisce. Quindi anche nel ripascimento ci sono problemi, diciamo, ambientali non trascurabili. Ecco, velocemente qualche altra immagine di interventi simili fatti in Abruzzo, ripeto, anche qui col sistema dei pennelli, della barriera sommersa e del ripascimento. Quindi qui vedete come sono protette, anche qui l'attività balneare e turistica è molto importante. Insomma, ecco, vedete le varie immagini nel 2007, 2012, 2013, vedete appunto come si sia, diciamo, riformata la spiaggia protetta. Un breve accenno: qui a Ostia è stata fatta anche una sperimentazione con il tubo drenante. Insomma, è solo così per vostra curiosità. Di fatto non è che sia una soluzione così risolutiva, si tratta di un tubo forato che si interra sotto la sabbia e che fa, diciamo così, risucchia un pochino l'acqua quando l'onda sale, soprattutto quando riscende portandosi via la sabbia, e quindi la trattiene. Però no, insomma, l'effetto è abbastanza limitato, diciamo, e ha un senso solo se abbinato ad un intervento di ripascimento e magari protetto. Veniamo ad Ostia. Questo è il clima d'onda ricavato appunto dalle boe ondametriche, quindi con una grossa predominanza del ponente, quindi una onda, diciamo, che viene da questa direzione, quindi chiaramente incide obliquamente la nostra spiaggia, che ha un assetto, diciamo, che per effetto del trasporto del Tevere e del Delta diventa obliquo, e in particolare qui nella zona a valle del canale dei Pescatori abbiamo questo tratto di spiaggia che è circa 4 km fino all'ultimo stabilimento, e poi la tenuta del presidente a Castel Porziano, diciamo qui altri 3 km fino al canale Tor Paterno Casal Palocco. In sintesi, in questa zona, diciamo, dopo quell'intervento di Ostia Centro, sono stati effettuati vari ripascimenti dalla Regione Lazio negli anni passati, anche abbastanza cospicui, e come vi ho detto prima, questi ripascimenti hanno risolto temporaneamente il problema, perché poi la sabbia ovviamente è continuata a migrare verso sud, tra l'altro alimentando ovviamente anche le spiagge della tenuta del presidente, che tutto sommato infatti non stanno così male. Qui vi faccio vedere alcune immagini, quindi la zona ovviamente in maggiore sofferenza è questa subito a valle del canale dei Pescatori, perché questi moli intercettano il materiale trattenuto anche dalla barriera sommersa, e qui abbiamo, diciamo, tutta una zona che soffre ormai da tempo di erosione. Quindi nel 2010 all'incirca la Regione Lazio ha proposto un intervento al quale l'università ha dato una consulenza per la parte appunto di modellistica e di studio. Nel progetto originario appunto si pensava a un intervento, come ho fatto vedere prima, con le scatole di sabbia, cioè pennelli e barriere combinate con ripascimento per tutta l'area, e chiaramente è un intervento molto costoso, anche se abbastanza risolutivo. Quindi poi si è pensato a un'alternativa ridotta, in cui solo nella parte più in sofferenza a monte c'era questo schema, e qui solo dei pennelli a T, poi, diciamo, il discorso dei soli pennelli a T, e poi, diciamo, riducendo anche per motivi di budget, limitandosi solo al tratto dal canale dei Pescatori, diciamo lo stabilimento La Marinella, all'inizio, diciamo, dell'area SIC. Il problema è che qui c'è un'area SIC e quindi ovviamente c'è una maggiore attenzione, ed è per questo anche che il progetto non è poi
andato avanti, soprattutto perché nella zona della tenuta del Presidente hanno espresso, attraverso poi le valutazioni di impatto ambientale, in particolare poi la Vinca, delle perplessità sugli impatti che questo intervento potesse avere. Anche se, come vedete, si tratta solo di adesso 8 pennelli con delle T di circa 130 metri, una parte emersa, una parte sommersa, e del ripascimento soprattutto in questa zona e anche qui a valle per poter compensare le perdite. Questa immagine già ve l'ha fatta vedere, ma insomma sono strutture normali, diciamo di scogliera. Questo è il profilo del ripascimento e questa è un esempio di alcune simulazioni, ne sono state fatte decine, per verificare l'effetto di questo intervento. Questa è la simulazione di un modello a una linea, non entro nel dettaglio, però diciamo qui siamo al canale dei pescatori, qui stiamo andando verso sud-est, la linea diciamo nera è la linea attuale e queste sono delle previsioni per esempio a 10 anni, quindi se noi non facciamo nulla tra 10 anni ci troviamo soprattutto in questa zona con arretramenti di ancora altri 50 metri e passa, mentre ovviamente in questa zona, siccome poi la linea di costa gira, la situazione va in equilibrio. Con gli 8 pennelli ovviamente si stabilizza la linea di riva, questa è scala distorta, e però si viene diciamo potenzialmente ad avere una zona di erosione come al solito a valle dell'ultimo pennello. Quindi nelle ultime simulazioni ecco, si è visto come aumentando la quantità di ripascimento totale, che sono state previste due combinazioni, una con 50.000 metri cubi biennale e una con 100.000 metri cubi biennale. Con i 100.000 vedete si riesce addirittura, il blu, questo è uno scenario addirittura a 25 anni, a mantenere una linea di costa che è sempre avanzata rispetto alla linea nera attuale anche a valle dell'ultimo pennello, con un adattamento secondo me che è assolutamente accettabile anche per la zona della tenuta del Presidente. Quindi riassumendo, si tratta di un intervento che prevede 8 pennelli, ovviamente gli ultimi di lunghezza ridotta per avere una transizione graduale, e un ripascimento iniziale di 460.000 metri cubi con ulteriori poi ripascimenti biennali di 100.000 metri cubi. Io, se credete, però insomma ve lo dite voi, ho anche un paio di slide che potrei farvi vedere su un progetto che avevo fatto 15 anni fa della foce del canale dei pescatori, però l'ha fatta vedere anche Bellotti, in cui facendo i moli curvilinei invece che rettilinei si riesce a migliorare la navigabilità, nello stesso tempo anche il bypass naturale delle sabbie, cioè la simmetria dei moli è molto importante. Scusate, però io volevo dire solo che abbiamo ancora altri interventi, sì, quindi sono già le 11:30, non vorrei che poi... Solo un secondo, ve la faccio vedere e basta. Solo... Magari brevemente preghiamo il professore. No, faccio solo vedere l'immagine della posso spiegare qualcosa dentro? Aspetta un attimo, dell'università, dove si sono detto cose che non corrispondono alla realtà. Ma perché se parlate solo voi parlate di voi? Ma c'è stata una questione della voce, quello che è la realtà, quello che è la realtà. Non ha detto che all'ultimo pannello di erosione c'è la volta quello che c'è adesso, ma non lo puoi fare. Allora prima di andare lo dici dopo, c'è stato mai una riunione pubblico tu? No, pensate, no, vero? Allora scusate scusate allora sentite una parte.
sicuramente, guardi, allora facciamo così, allora ci impegniamo in questa sede a fare un altro evento che riguardi esclusivamente le problematiche della pesca, eccetera. Lei non fa solo quello che deve fare lei, che ma non so. Guardi, io qui sono solo per presentare i relatori, non è che, che voglio fare quello che parlo. Adesso le do una brevissima risposta, premesso che, come avete capito, il tema è complesso, non è che esiste la certezza, non ce l'abbiamo neanche sui vaccini, su cose molto più consolidate, si immagini nel campo della difesa delle coste, quindi non è che c'è la soluzione magica che risolve tutto e ogni progetto ha le sue contro... Io sto dicendo, quello che mi Allora le lasciamo dopo 5 minuti sopra dopo qua 5 minuti di al termine avete sentito le persone che fanno no normalmente alla fine delle presentazioni ha detto cose che non c'hanno senso nessuno penso che non possiamo andare avanti se non dice lei per cortesia dica quello che deve dire qualche minuto e poi dicendo quello che deve aspettare un minuto che finisce ma io non posso andare da una parte se interessato si sente e poi va ma io sono interessato sono corretto allora si sente ma attenti facciamo il tempo ho capito dove c'è lo schermo dove c'è lo schermo dopo c'è lo schermo cerco solo di risponderle non vorrei innescare ora la discussione per rispetto dei relatori successivi sappia però che l'ho detto tutti i sistemi di difesa hanno questo problema dell'erosione sottoflutto però questo si può anzitutto contrastare con dei ribascimenti periodici a valle dell'ultimo pennello secondo con una transizione per cui i pennelli si riducono di lunghezza andando verso la fine dell'intervento e terzo perché la spiaggia comunque ha una sua assetto planimetrico che cambia quindi andando verso sud per fortuna la situazione migliora perché l'incidenza del moto ondoso non è più così obliqua come in questa zona. Adesso stavo facendo solo vedere questa immagine, però lascio la parola al canale Pescatori, è solo una proposta che fu fatta 15 anni fa, appunto mi era stata richiesta proprio qui dal borghetto dei pescatori che prevedeva il salpamento di queste due scoglierine con la realizzazione attaccata alla barriera sommersa esistente che faceva anche un po' da trappola di sedimenti per un eventuale bypass, però una soluzione con dei moli curvilinei diciamo con un'imboccatura quindi più larga, vedete 40 metri invece di 20, un'area di avamporto a meno 3, quindi insomma aumentare decisamente la sicurezza della navigazione, mantenere anche una zona di spiaggia per l'alaggio delle derive come già avviene e soprattutto con questa forma più simmetrica, più centrale e curva dei moli, diciamo si favorisce anche il bypass naturale diciamo, degli scavi. Mi fermo. Benissimo.